Per me nella mia testa tiene banco la partita di domenica con il Bologna, perché è l'inizio del campionato, siamo tutti molto molto determinati, abbiamo voglia di giocare, per fortuna c'è tanta voglia in Italia di giocare, purtroppo il periodo senza calcio è stato molto lungo, per cui a volte vengono fatti anche discorsi che esulano dal calcio giocato, io li vorrei abbandonare, pensiamo a domenica, è una partita difficilissima. Ma Girardino per me è sempre lo stesso grande professionista di sempre. Io ho avuto modo di dire che non ho capito, non abbiamo ancora compreso il motivo di alcune sue dichiarazioni, per cui lo vedo motivato. Tra l'altro la motivazione gli deve venire anche dal fatto che adesso anche un compagno di squadra importante, che insomma la competizione fa bene ai giocatori. Lui comunque, a mio giudizio, come ha detto Mihajlovic, si è allenato bene e quindi credo che anche per lui insomma ci sia un po' di stress da non gara, quindi l'altra sera è pure andato in tribuna, per cui questo può far sì che gli venga ancora più voglia per domenica, per cui aspettiamo domenica di vedere una bella partita, perché veramente siamo tutti molto carichi. Ma stiamo lavorando a piccoli passi, ci sono state delle piccole aperture, però naturalmente la cosa non è così immediata, però chiederei a tutti un attimo di silenzio, insomma, anche perché in modo tale da far lavorare gli addetti ai lavori e quindi principalmente poi anche Corvino insieme a Branchini, se serve anche noi della società per cercare di risolvere questa cosa e vedere Montolivo anche nel futuro alla Fiorentina. Ma guardi, gli accordi punti sono stati già un po' criticati anche quando abbiamo rinnovato il contratto collettivo, per cui a me di punte, specialmente quando un giocatore va in campo e gioca per la Fiorentina, il fatto che sia così a termine è un pochino difficile. Io direi, vediamo di trovare una soluzione che sia gradita alla Fiorentina e al giocatore, in modo tale che lui abbia voglia di giocare per la Fiorentina, possa dare il massimo per la Fiorentina e noi possiamo avere un giocatore altamente motivato. Ecco, poi se sia di qualche anno, un anno, due, Ponte, Ponticello o Stretto, vediamo insomma. Finalmente Jovetic, finalmente per tutti noi che l'abbiamo coccolato e atteso per un anno, per cui forse l'abbiamo visto anche nelle amichevoli che ha tantissima voglia e penso che quando domenica entrerà al Franchi io spero che un tributo particolare sia concesso a lui, perché ha lavorato da solo un anno e con tutti gli infortuni che ha avuto, per cui gli dobbiamo fare un grande bocca al lupo. Beh, qui tocca il mio lato fiorentino però lei, per cui la risposta è difficile, per cui ora devo fare un reset del cervello che ho da tifoso e dire che cercheremo di fare il meglio. Non è all'ordine del giorno, non ci abbiamo proprio pensato, perché giustamente anche Corvino è come me, pensa principalmente all'azienda per cui lavora e poi il suo contratto viene dopo, per cui non ci saranno problemi, ma le dico, il suo atteggiamento nei confronti della società è veramente come quello del sottoscritto e come quello di tanti che ci lavorano. Prima mandiamo avanti le cose importanti che servono e poi diciamo le cose proprie verranno dopo, ma insomma penso non ci siano problemi. Beh, come sapete nel momento in cui calcoliamo il fair play finanziario, per esempio gli investimenti strutturali, vedi nello stadio, vedi in strutture per allenarsi, hanno un risvolto positivo appunto su questi calcoli, per cui Platini cerca di instradare tutti su quella strada lì. Io penso che in Italia lo dobbiamo fare necessariamente, perché non possiamo vivere soltanto di diritti televisivi e avere una grande parte del bilancio della società di calcio dato dai diritti televisivi, perché oggi ci sono, speriamo che ci siano anche domani, quindi dobbiamo creare imprenditorialità, per questo dobbiamo costruire gli stadi. Arrivando quindi poi nel piccolo di Firenze, beh, tutti noi vorremmo costruire uno stadio e vediamo se in futuro possa essere la possibilità. Principalmente per fare gli stadi dobbiamo trovare un'area adeguata, ma vedo che il comune su questo aspetto non si è dimenticato, ma sta pensando a quale potrebbe essere. Domani sarà in città, perché domani finalmente dopo tantissimi anni
facciamo una prima apertura, non la chiamo inaugurazione perché ancora definitivamente non è finito del tutto il centro sportivo di Campini, ci sono le due ali che ancora sono da terminare, abbiamo terminato la parte, quella che serve alla squadra, domani facciamo questa prima apertura, i giocatori sono ben contenti, sono stati ben contenti di andarsi ad allenare lì e io vi svelo una piccola cosa, anche se poi sono cose che rimangono nello spogliatoio, ma quando l'altro giorno abbiamo consegnato formalmente il centro sportivo ai giocatori, allo staff tecnico, io ho detto questo: ragazzi, qui abbiamo tutto adesso, perché abbiamo una squadra a mio giudizio competitiva, uno staff tecnico che è molto molto importante e molto bravo, una proprietà che non si discute, una piazza che ci vuole bene e ci tifa sempre affinché si possa fare di meglio, una struttura adesso per allenarsi che è il massimo, e Prandelli addirittura diceva che portava 7 punti in più, e quindi noi non ce li siamo mai creati, ma a questo punto non abbiamo più alibi.